Belle leggende, io sono Ale e oggi siamo qui ritornati con un nuovissimo episodio di Chi vuole essere leggendario. Novità assoluta, episodio Trova le differenze. A maggior ragione ti invito a lasciare un like per tutto l'impegno che ci ho messo e per farmi sapere che assolutamente vuoi la seconda parte. Ti ricordo anche ovviamente di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e soprattutto di commentare con hashtag CVL con il tuo livello. 5 immagini in questo primo episodio, 28 differenze in totale da indovinare. E andiamo con i punteggi, il livello. Se ne indovinate da 0 a 15, livello Giorgino. Da 16 a 20, livello John Wick. Da 21 a 25, livello Ragnarok. Da 26 a 28 livello leggendario. Vediamo nei commenti quanti leggendari ci saranno. Detto questo, andiamo subito senza troppi indugi alla prima immagine. Siamo in un Durburger, in queste due foto ci sono ben 5 differenze da identificare, quindi vi lascio concentrare. Bene ragazzi, analizziamo le due foto, vediamo le 5 differenze. Numero 1, manca il sedile a destra nella prima foto. Numero 2, la posizione del bounce pad sempre a destra, è leggermente girato, è leggermente spostato il bounce pad. Numero 3, airdrop in lontananza al centro. Numero 4, la posizione delle pallottole a sinistra. Sono spariti in basso a sinistra alcuni segni di usura presenti sulla prima foto e invece ovviamente assenti nella seconda. Andiamo subito con la seconda immagine. Ok ragazzi, siamo nello stadio vicino a Pinnacoli. Pendenti, ancora una volta, 5 differenze da identificare, quindi mi raccomando, concentratevi. Differenza numero 1, il distributore automatico. In alto, nella foto in alto, legno, nella foto in basso, sempre doppie pistole, ma il costo è in mattoni. Numero 2, subito in basso, il segnale del Durburger, nella foto in alto è sparito, incredibilmente. Numero 3, la cabina telefonica è presente nella foto in basso e non nella foto in alto, sostituita da un caloroso falò. Numero 4, la porta che è chiusa, siamo a sinistra nella foto in basso, è invece al contrario aperta nella foto in alto. Andiamo con l'ultima, la numero 5. Sempre vicino alla porta è presente un elemento, un cestino, nella foto in basso che invece nella foto in alto non è presente. Andiamo subito con la terza foto. Bene ragazzi, abbiamo un appuntamento lama. Buona fortuna, sempre 5
le differenze da identificare. Andiamo dunque a vedere quali erano queste 5 differenze. Numero 1, albero sparito al centro sulla collinetta. Numero 2, sempre vicino a destra è sparito anche il tronco vicino all'albero. Numero 3, vediamo un falò nella foto in alto in lontananza, ovviamente da raccogliere, diciamo, non piazzato. Sempre vicino, la numero 4, vediamo dei materiali, presumibilmente del legno, a terra. Numero 5, questa è la più divertente, vediamo un altro sosia della skin del pass, la skin del pass battaglia con il lama, che sta costruendo qualcosa. Ragazzi, passiamo subito alla quarta immagine. Come vedete abbiamo un milite teschio in atterraggio. Mi raccomando ragazzi, buona fortuna, vi lascio identificare le differenze. Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired. La differenza numero 1 sono le scale in alto presenti vicino alla casetta. Numero 2, le scale, scala piano, per la precisione, presenti vicino agli alberi. Numero 3, l'ombra di un'altra scala, sempre presente vicino alle precedenti. Numero 4, sparita una cassa nella foto in basso, presente nella stradina a destra. Numero 5, sparito un albero, in basso a destra, sparito nella foto in alto. Bene ragazzi, siamo arrivati all'ultima immagine. Vi ricordo sempre 5 differenze da indovinare più 3 differenze bonus, quindi in totale 8 differenze indovinabili. Se avete indovinato tutte le differenze precedenti, vi basterà indovinare almeno una differenza bonus per arrivare al livello leggendario. Altrimenti queste 3 differenze in più sono oro colato per permettere di raggiungere il livello massimo. Detto questo, buona fortuna! Bene ragazzi, andiamo ad esaminare queste 8 differenze. Numero 1, scala di metallo a destra, presente nella foto in basso. Numero 2, sempre vicino alla scala di metallo, una scala di mattoni. Numero 3, due casse aperte in lontananza nella foto in alto. Numero 4, una cassa aperta subito a sinistra della skin che mangia i popcorn. Numero 5, un cartello presente nella foto in basso che invece sparisce nella foto in alto. Il cartello era presente nell'estremo sinistro della foto. Andiamo invece con le differenze bonus. Numero 6, una scala presente davanti all'albero centrale. Numero 7,
l'arena presente nella parte superiore della prima foto, al posto di qualche alberello. Numero 8, un'arma blu che sembra un cecchino. Nella foto in basso è leggermente girato, questa era difficile, rispetto alla foto in alto. Detto questo ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati qui con me, per aver partecipato al CVL, vi ricordo di commentare con il vostro livello, iscriverti al canale e lasciare un bellissimo like. Ci becchiamo come al solitissimo al prossimo video, vi mando un salutone leggendario. I'm tired.